scusate se dobbiamo spostare la conferenza stampa oggi, ma siccome quello del bilancio è sicuramente il momento più importante, avevo voluto preparare bene questa conferenza. Ringrazio tutti gli assessori di essere qua, l'assessore di Aren è via per impegni precedenti e quindi si scusa per la sua assenza. Ma il giudizio così in generale, poi chi verrà dopo di me lo dirà meglio, è che questo è un buon bilancio, è un bilancio in crescita, con rapporti virtuosi tra spese correnti e investimenti, un bilancio che è stato formato e guidato dal DEF, bilancio nel quale soprattutto non è previsto ricorso a nessun indebitamento. La redazione di questo bilancio 2020-2022, guidata dal DEF, come dicevo, prosegue nel percorso di integrazione e raccordo tra i vari documenti di programmazione redatti dall'amministrazione. E per questo, per la prima volta, contestualmente al bilancio di previsione, si approva il programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria e il relativo elenco annuale. Questo consente, una cosa non da poco, che dal 1 gennaio possono partire gli investimenti approvati, prima si dovevano approvare e poi bisognava finanziarli. Quindi aver previsto questo documento in finanziaria penso che sia amministrativamente un fatto importante. Io darò solo qualche indicazione generale, poi gli altri, l'assessore soprattutto Testolini riferirà in modo più esaustivo e gli altri assessori poi sottolineeranno quali sono le parti specifiche dei loro settori in questo bilancio. Intanto un rilancio dell'economia, ci sono maggiori investimenti previsti, primo punto, una particolare attenzione e sostegno alla sanità di cui richiederà l'assessore, però vorrei sottolineare come questo è proprio un'indicazione di questo governo precisa. Attenzione e sostegno alla sanità, soprattutto con un aumento delle risorse aggiuntive che porrà rimedio a quelle che sono le liste di attesa, il più grande problema, e soprattutto con questo bilancio ripartono gli investimenti in attrezzature e tecnologie. C'è, e questo dirò un po' di più perché è un settore della Presidenza, c'è una riorganizzazione di tutto il personale regionale. Ci siamo trovati anche per fatti politici, era un settore da riorganizzare, ci abbiamo messo mano e ringrazio tutti quelli anche i dirigenti che l'hanno fatto. E il concetto è riorganizzare la macchina che è al centro della vita amministrativa, ma per dare dei servizi più efficienti ai cittadini, più vicinanza, tempi più rapidi, perché siamo convinti che utilizzare al meglio le risorse economiche e trasformare in azioni efficienti sia produrre sicuramente non solo efficienza ma anche un risparmio di risorse. È stato fatto sempre a questo proposito un piano triennale dei concorsi molto preciso: sostituire solo e subito chi va in pensione, previsione anche di distribuire le particolari posizioni organizzative a chi ha una professionalità e ha delle mansioni e strutture particolari. In questa riorganizzazione del personale c'è anche un articolo per il personale dei Vigili del Fuoco e della Forestale, per mantenere nelle more di questa equiparazione statale verso quella che stiamo andando, per mantenere, come dicevo, questi corpi a livello regionale. C'è un'attenzione, come sempre, agli enti locali, ma soprattutto in questo bilancio sulle leggi dei settori, quelle che finanziano i vari servizi. C'è una particolare attenzione all'ambiente e ai trasporti, di cui vi parleranno gli assessori. L'ambiente è soprattutto una grossa scommessa che noi vogliamo giocare e l'attenzione, come ho detto, al risparmio e all'attenzione all'ambiente in un'epoca di mutamenti climatici non è formale, come l'attenzione e lo sviluppo di tutte le politiche di trasporti, di mobilità sono al centro della nostra attenzione. Il turismo ha delle risorse importanti, come è giusto. Nel collegato, sapete che al bilancio è sempre allegato anche un collegato dove ci sono delle norme che rivedono alcune norme ormai obsolete o da modificare.
Nel turismo, soprattutto nel collegato, ci sono inserite delle disposizioni molto interessanti, tra cui quella dell'incremento della sicurezza sulle piste di sci, che è un intervento normativo importante, perché si delega questo anche degli autorizzati dai vari impianti su delega della prefettura. Questo è necessario sempre di più, perché la sicurezza sulle piste di sci è importante. Sempre come ancora nel collegato sul turismo, c'è un importante intervento normativo per quello che riguarda l'Office regionale di turismo, perché in questa riforma del turismo l'Office svolgerà un ruolo diverso, si occuperà anche di attività economiche, che prevederà giustamente anche prenotazioni per enti privati, eccetera, per dare un maggior servizio soprattutto ai nostri turisti. Sul casinò dico solo una cosa: siamo appena arrivati adesso, abbiamo firmato e concluso il percorso dello strumento partecipativo finanziario che era previsto dalla legge che abbiamo approvato a luglio, quindi e che il Tribunale segnalava come estremamente importante per confermare l'omologa che ha dato. Si chiude anche su questo, quindi, un percorso con la firma che è appena avvenuta di questo strumento finanziario tra la dirigenza del Casinò Finaosta e la Regione nella sede notarile che ha comunque autorizzato questo. Abbiamo presentato oggi il bilancio anche perché vogliamo darci dei tempi di discussione, di confronto nelle commissioni e con tutte le forze economiche che lavorano nella nostra. Io vi ringrazio e do la parola al